Buongiorno, si è riunita la commissione per il sorteggio dei componenti della commissione di valutazione dell'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore disciplina di farmacia ospedaliera della struttura complessa farmacia di questa ASST. Quindi il presente verbale si apre in data odierna, quindi 11 ottobre 2022. Alle ore 10:18 presso la struttura complessa di risorse umane di questa azienda. La commissione, istituita con deliberazione 348 del 10 luglio 2020, è presente nella seguente composizione: sottoscritto Damiano Ghilotti, presidente, la dottoressa Elena Remora, componente, e la signora Alberta Brunella, componente segretario. La Commissione prende atto che, in sensi dell'articolo 15, 7 bis lettera A del decreto legislativo 502 del 92 e successive modificazioni ed integrazioni e della deliberazione 553 del 2 agosto 2013 della Giunta regionale della Lombardia, si è provveduto ad indicare, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi concorsi numero 31 del 3 agosto 2022, data ora e luogo fissati per le operazioni sorteggio. La Commissione prende quindi visione dell'elenco nazionale nominativo, costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale e, per quanto qui di interesse, di quelli specifici riportanti il personale di ruolo della disciplina prevista. Vi mostro questo elenco composto complessivamente da 154 nominativi. Si precisa inoltre che, data l'urgenza di concludere la presente procedura in tempi brevi, si procederà al sorteggio di un ulteriore supplente da convocare solo nel caso in cui il titolare e il supplente siano impossibilitati a prendere parte ai lavori della commissione esaminatrice. Per il sorteggio la commissione decide di seguire la procedura in stretta analogia a quanto previsto dall'articolo 15 del DPR 20 novembre 1948 numero 1677 riguardante le modalità di estrazione delle lotterie nazionali, utilizzando tre sacchetti contenenti ciascuno le palline numerate occorrenti, uno di colore marrone, uno di colore blu e uno di colore verde, per l'estrazione dei numeri indicatori rispettivamente delle centinaia, delle decine e delle unità. Ecco, ricordiamo che siccome sono 154 nominativi, le centinaia sono il numero 0 e 1. 0 e 1. Poi controlliamo i numeri indicatori delle decine. Due.
6, 7, 8, 9. Ora procediamo all'estrazione, cominciando con il primo componente titolare, numero indicatore centinaia, 0, numero indicatore delle decine, 6, quattro. Corrispondente numero 64 dell'elenco. Dottoressa Simona Peri, azienda Chiavarese, Liguria. Simona Peri, azienda Chiavari. Varese. Primo componente supplente. Primo supplente, 0, 4, 6, corrispondente al numero 46 dell'elenco, dottoressa Laura Mattioni, ARCS del Friuli Venezia Giulia. Arts. Secondo componente supplente. Ulteriore supplente. Uno. Tre. Due. Corrispondente al numero 132 dell'elenco. Dottor Alberto Anichini, azienda USL Toscana Centro. Passiamo al sorteggio dei numeri indicatori del secondo componente titolare. 0, indicatore delle decine. 0, 0. Cioè, rifacciamo l'ultima delle unità. Riestrai l'unità. 2. Corrispondente al numero 2 dell'elenco. Dottor Alberto Costantini, Pescara. Supplente. 0. Sei. Tre. Corrispondente al numero 63 dell'elenco. Dottoressa Erika Magnani, azienda Imperiese, Liguria. Magnani Erika. Grazie.
secondo, i numeri del secondo e l'ulteriore uno. Sì, ma non va bene perché arrivano 154, quindi rifaccio le 5, 8, no, 0, corrispondente al numero 150 dell'elenco. Dottoressa Anna Radin, azienda di Vicenza, Veneto.